Allora, gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, siamo nell'undicesimo vlogmas e, come al solito, se ancora non l'avete fatto, trovate la playlist in alto a destra per andarvi a vedere tutti gli episodi precedenti. Mi scuso per il riflesso, ma sto usando l'inquadratura davanti alla finestra e fa riflesso negli occhiali, non ci posso fare niente. Comunque, ragazzi, oggi, come avete letto dal titolo, siamo in un video che si chiama Come creare video dal telefono. Quindi questo è anche un nuovo episodio della serie di consigli eccetera che do agli youtuber che come me stanno iniziando da poco. Se ancora non avete visto nemmeno gli scorsi episodi di quella serie, beh, vi consiglio di andarlo a vedere, trovate pure quella nelle link in alto a destra. Però direi di non perderci ancora in chiacchiere e iniziare subito. Questo video sarà diviso in 5 punti e man mano ne andremo a parlare di ogni punto e vi spiegherò anche il perché di quella cosa. Tra l'altro spero che questo video possa tornare utile a qualcuno di voi che vuole intraprendere questa strada, ovviamente. Il primo punto fondamentale per fare video con smartphone è quello di avere uno smartphone che abbia una qualità di registrazione almeno a 1920x1080p e 30 frame al secondo, che è la risoluzione base, diciamo, per i video di YouTube ormai nel 2020. Perché comunque va bene sia anche il 720p, però se avete un telefono appunto con una risoluzione un po' più alta, che potrebbe essere questa, potrebbe essere molto molto meglio. Ovviamente c'è bisogno anche di megapixel comunque abbastanza alti, perché se tipo avete una cosa che è in 1920 ma è tutta sfocata, diciamo che non ha senso. Ad esempio il mio smartphone ha proprio queste caratteristiche, il 1920x1080p a 30fps, e questo principalmente. Se poi ovviamente supporta anche il 4K, ancora meglio, e magari una fotocamera grandangolare sarebbe proprio il top del top. Però per iniziare va benissimo appunto anche uno smartphone con quelle caratteristiche lì. Il secondo punto fondamentale per fare video su smartphone è quello di dotarsi di un supporto per smartphone o in alternativa utilizzare oggetti o libri magari per bloccare il telefono in un punto specifico. Ad esempio, se vogliamo fare un video davanti al nostro computer, mettiamo il cavalletto comunque con il telefono sopra, oppure i libri, in modo che si veda sia quello che vogliamo far vedere noi, quindi magari noi stessi, e sia il nostro computer o cose del genere. Se mi seguite da un po' sapete sicuramente che io fino a poco fa non ce l'avevo un cavalletto, ma mi arrangiavo un po' come potevo. Quindi se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque. Però sicuramente avere un cavalletto è molto più comodo per poter fare delle inquadrature diverse. Ed è per questo che alla fine adesso sto usando questo cavalletto che avete visto un paio di video fa nell'unboxing. Il terzo punto è quello di dotarsi di luci o al massimo utilizzare la luce naturale attraverso una finestra. Per luci si intende un qualsiasi tipo di luce. L'illuminazione nei video è molto importante e sicuramente io non sono la persona più adatta per parlarvene, anche perché non ho nessun tipo di competenza in questo. Infatti se mi seguite comunque sapete che io come luce utilizzo semplicemente la lampada sulla mia scrivania o magari il lampadario di camera mia o comunque luci che già sono presenti in tutte le case. Quindi per l'inizio potrebbe andare più che bene, però ovviamente in un futuro bisognerebbe inventarsi qualcosa comunque o comunque acquistare delle luci professionali. Sarebbe il top avere tre punti luce, ovvero uno di fronte a voi in modo che vi faccia luce, uno dietro di sfondo e magari uno laterale che vi faccia un po' d'ombra comunque sulla faccia, in modo che non sia un'inquadratura piatta. Però ovviamente so che per farlo comunque c'è bisogno di investire dei soldi e magari all'inizio non tutti li abbiamo. Per quanto riguarda l'audio, comunque il quarto punto, potete usare il microfono integrato del vostro smartphone se non volete spendere soldi, però ovviamente la qualità sarà abbastanza bassa, a meno che non facciate dei miracoli con l'editing. Oppure in alternativa potete spendere circa una decina d'euro per comprare un microfono a clip che si collega direttamente al telefono e che vi registra l'audio comunque in maniera un po' più pulita. O ancora in alternativa, se avete per esempio come me un microfono per computer, quindi ad esempio io ho il Samsung Meteor, se fate un video in un'inquadratura specifica potete usare quel microfono, che ovviamente è un microfono davvero davvero ottimo. Però appunto se state proprio iniziando e non volete investire soldi perché non sapete se questa cosa vi può piacere o meno, potete usare direttamente il microfono integrato del vostro telefono. E poi pian piano con il tempo arriveranno gli upgrade.
Il quinto ed ultimo punto per questo video è l'editing. Ovviamente tutti i video per YouTube hanno bisogno di essere editati, altrimenti nessuno se li guarderebbe perché sarebbero pieni di momenti morti o cose del genere. Comunque editare un video è una cosa base, secondo me, se vogliamo diventare youtuber o comunque se vogliamo fare qualcosa su questa piattaforma. Ovviamente appena iniziato nessuno ha le competenze, quindi ovviamente si vanno a vedere video, si vanno a vedere tutorial e si cerca di imparare sbagliando e andando avanti con l'editing e facendo tante prove. Comunque, fatto sta che alla fine per editare i nostri video abbiamo due metodi. Uno è usare stesso il telefono utilizzando delle app apposite e un altro invece è utilizzare un computer esterno. Un computer comunque. Per quanto riguarda editare dal computer ci farò un video a parte, mentre per quanto riguarda editare dal telefono, dato che non sono proprio un mostro in questo campo, vi consiglio di andare a vedere qualche altro video. Però vi posso dire che ci sono tantissime app che vi permettono di editare appunto dal telefono in maniera sia gratuita, in maniera sia a pagamento, ma che comunque vi permettono di fare tante cose carine, come per esempio fare tagli, a volte anche usare dei green screen, mettere musica in sottofondo, transizioni e tutto quello che ci dovrebbe essere comunque in un video. Ovviamente posso capire che editare dal telefono può essere scomodo, soprattutto se abbiamo un telefono piccolino, però comunque per iniziare è un ottimo metodo e soprattutto è molto comodo per la portabilità. Perché se usiamo lo smartphone per registrare ed editare non avremo bisogno di nessun ufficio, di nessuna stanza dove metterci eccetera, perché ci potremmo mettere praticamente ovunque, potremmo editare anche su un treno, su un pullman o cose del genere. E niente, questi erano i 5 punti. Fatemi sapere se questo vlogmas vi è stato utile, se vi è piaciuto, se sapevate già queste cose, probabilmente molti sì, però secondo me è sempre bene ribadirle. E soprattutto è un video girato dal telefono, quindi vuol dire che è davvero possibile registrare dal telefono e tirar fuori comunque dei contenuti, non dico belli, ma almeno decenti. Ovviamente, come già vi ho detto anche prima, i miglioramenti arriveranno con il tempo, quindi con il tempo comprerete cavalletti migliori, luci migliori, microfoni migliori e avrete comunque una qualità generale migliore, anche perché poi imparerete ad editare e quindi farete più effetti e più cose carine del caso. E niente, questo era un video che in realtà avevo intenzione di portare da un sacco di tempo, ma non avevo mai trovato l'occasione giusta per portarlo e quindi alla fine ho deciso di farlo adesso durante i vlogmas. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo domani alle 18 con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!